Pastificio Di Martino è in centro proprio a Napoli, piazza Municipio numero 1. È un indirizzo a me caro perché è proprio il centro storico di Napoli, il centro geografico di Napoli, lì arrivano i bastimenti, si dicevano, lì arrivano le navi e da lì partono. È fondamentale perché Napoli è la mamma della pasta e quindi essere al centro di Napoli significa andare a occupare da un primo uno spazio importante, ma dall'altro lato anche sfidare una città che è la città più demanding, no? Più complicata da soddisfare per la pasta, quindi prendere questa sfida, portarla a casa, e sembra che stia andando molto bene. I napoletani rispondono molto bene all'idea di avere un ristorante solo a base di pasta, d'altronde sono innamorati della pasta, e le signore e i signori appassionati corrono a guardare i nostri chef, perché il concetto nostro del pasta bar è che la pentola è più vicina al cliente di quanto è allo chef. Qui a Seafront abbiamo una cucina monoblocco dove è stata, per motivi di trasporto, è dovuta stare per forza prima costruita su monoblocco lì in fabbrica e poi dopo è dovuta essere separata per fare due consegne diverse, perché come accesso l'unico ingresso che c'è potuto stare è la finestra lì fuori che vedete. E poi dopodiché c'è stata una saldatura fatta qui in sede proprio per farla rendere un monoblocco. E per me il valore aggiunto dell'Electrolux è proprio questo, la collaborazione delle persone che lavorano a fianco a questo marchio, perché comunque qualsiasi problema che ci abbiamo subito intervengono, sanno loro consigliarci bene, già prima in fase di progettazione e poi dopo in corso d'opera. Il sogno adesso di questo progetto è di portare la pasta, come l'abbiamo portata qui a Napoli, in tutto il mondo. Quindi ce ne sono altri 25 come aperture e il prossimo potrà essere New York, come Bangkok o come Fiumicino o Venezia. E il nostro progetto, il nostro primo obiettivo è portare tutti questi formati di pasta, ripeto sono più di 100, in tutte le famiglie del mondo.